E Buongiorno buongiorno a a tutti tutti gamers, gamers. ed eccoci ritornati qui con un altro nuovo video. E questa oggi ragazzi siamo nell'ottavo episodio di Far Cry Primal, della nostra serie, sempre Esatto. cazzuta e cattiva. Vai, Frankenstein, continua e vediamo Continua. un attimo ragazzi il riepilogo di quello che abbiamo fatto nella scorsa puntata perché ce lo spiega meglio. Allora, sì, abbiamo aiutato il villaggio, aiutato nuove persone, ci ha dato la clava, si mangiano le orecchie. Abbiamo parlato di questo super cattivone Hull. Che dobbiamo, secondo me dovremmo farlo fuori prima o poi. Qua sì, abbiamo fatto la missione dove bruciamo i cattivi. E E ragazzi, niente, dai, possiamo andiamo, cominciare. possiamo cominciare. Ed eccoci arrivati all'alba. Adesso, visto che non ci sono tante missioni, Non ci sono proprio missioni, proviamo a ragazzi. parlare con tutti quelli del villaggio. Esatto, perché c'è scritto parla con questo, parla con quello, E allora parliamo noi con parliamo. tutti. Vai, Via. Allora, intanto parla parliamo con la con mentina, ragazzi, la perché la mentina mentina. Saia. Il Tocca. carcaggiatore, Lui vuoi già cercare guanta. di ossa, il carcaggiatore? Masi wai chai hatra wan. Grazie. Pal hu sashwa lim hu Oh, mi sento haya. già meglio. Ukau hi waida. Tu Trova sasa. caverna e aiuta lui, ottimo. Va bene. Missione aggiunta alla Allora, mappa. ho capito, Perfetto. quindi ogni volta che parliamo con In uno ci teoria dà la missione. dovrebbe Andiamo a darci una provare allora missione. in un altro, Ah giusto no, per... questo qua c'è già c'è una missione. Ah, Prova a c'è già una parlare. Ok, missione. lasciala lì. Allora andiamo da Marosh. Esatto. Che già lì. Poi torna lì, magari, Sì, non so, adesso dopo magari. decideremo cosa fare insieme. Cioè, insieme. Troppi mammut muoiono a nord. Udam uccidono. Cavalca mammut, fratello, scaccia le di ossa. Udam proteggi Belma. Ah, ok, perfetto. Ok, e ci ha aggiunto una missione, Ah, perfetto. come potete vedere nello scorso video. Un attimo che mi fermo prima di Ok. parlare con l'altro. Come potete vedere nello scorso video, nel video cazzeggio abbiamo cavalcato sia un orso e l'abbiamo domato, e sia un mammut giovane. Adesso Esatto. andiamo alla prossima Vediamo un po' cosa. cosa ci fa. E vediamo cosa ci dice. Che riflessi che ha il nostro attaccare, una pera. Wantar haf ci fa qui da os. Naiali a pacia spaccia da os. Guardu fa qui sa shval da os. Cuspa giao duaiers. Cu, ti fa qui cuspa duaiers. Guai da wanam. Nam già na guai da shwada. Ah, mamma fa di. Un ti fa qui wantaris daish. Cuspas, parju hal Di jihada. notte, di notte, dentro Ciao Hissu trova Chauda. lui e prendi l'altro corpo. Sa waida. Musi jaru hinnaccia. Come linguaggio sembra molto Avatar film. Madonna, sì. Comunque, ragazzi, ci ha detto Ecco, allora in pratica praticamente. adesso abbiamo sbloccato ben tre missioni, questa Esatto, e e dobbiamo questa. ancora parlare con altri due del villaggio, se non erro. Con un vecchio, con il vecchio, questo Con il vecchio e vecchio. basta. Da notare che comunque noi siamo questo qua, quindi si vede che siamo, vedi, Takar, siamo noi questo, figo cazzuto. Sono le capanne quelle lì, perché pian piano, ragazzi, le costruiremo perché vogliono un caterbo di cose. Ad esempio questa del tipo potremmo Dobbiamo costruirla. farla. Dai, costruiamo una capanna, ragazzi, e poi andiamo a fare le missioni. Ragazzi, ho visto una tigre, porca Ragazzi, troia. Ho visto una ragazzi. tigre. Ma invece no, è È la fottutamente nostra, ragazzi, nostra. l'abbiamo appena presa. Guardate che figata, tigre denti lunghi, Tigre denti ragazzi. lunghi, ragazzi, l'abbiamo appena Che presa. figata, cioè Cavalcala, guardate. cavalcala. Mi si può anche cavalcare. Si può Cavalcala, cavalcala. anche cavalcare, Vai, ragazzi. vai, grande, abbiamo preso la tigre, ragazzi. Bene, dai, scusate questa piccola cosa, adesso andiamo subito al villaggio. Eccoci qua Eccoci ragazzi, al villaggio. e stiamo andando dal nostro amico che ci chiama Uomo Piscio Esatto. e adesso ricostruiremo la Dai, capanna. vai. Grande. Ricostruiamo la capanna e in teoria dovrebbe. Ah, che bella, eh! In teoria dovremmo appunto parlare con lui. Esatto, per poi sbloccare una nuova missione, visto che abbiamo capito che parlando con persone si sbloccano missioni così, a buffo. Eh beh, è giusto così, eh. Ottimo, eccoci qua. Popolazione 52. Esatto. Grande. Allora, abbiamo qua sbloccato delle cose Snaida! più. Uomo Piscio, tu costruito capanna forte per me. Io ora costruisco Till forte. Ah, cazzo bene. Sali, no? Così poi sali e salti dove vuoi, ma possiamo già saltare. Infatti, noi là ce l'abbiamo già vecchio. Si è trovato? Esatto. Lancia in alto, esatto. No. Esatto. Che coglionito. Che deficiente.
Buona per fare, lo so, ma finché arrivo questo qua non può più far figli. Beh, non si può neanche più fare le seghe, non ha più braccio. Beh, prova l'altro. Ma c'è mancino, ed eccoci qua, ragazzi. Quindi, adesso, ragazzi, andiamo a parlare subito con il capo. Andiamo qua a parlare con lui. Moltissime parlano di uomo pesce e sue belve domate. Allora, ragazzi, abbiamo sbloccato un bel po' di missioni. Abbiamo sbloccato la missione di Woga, della Lamentina, di Karush e di Jaima. Quindi adesso, ragazzi, andiamo a fare le missioni. Allora, io direi di partire col Vecchio. Sì, perché è il più vicino. Perché tanto quindi è più vicino. Ah, ma aspettate un attimo, ragazzi, mi è appena venuta un'idea. Perché andare, perché non andarci cavalcando piuttosto che esatto. E questo è il bello di questo gioco, cioè pensavi che non si potesse. Guardate la velocità, ragazzi. No, questo qua è la tigre, è la più veloce del gioco. Allora, usa l'artiglio rampino per superare gli ostacoli, ragazzi. Dobbiamo usare il rampino. Innanzitutto vai qua, cioè tipo un corso ad ostacoli. Scale di rubo per trovare le piume d'aquila rara per fuoca. Ok, perfetto. Scaliamo un po' il per il nostro di rubo, facciamo un po' di parkour. Appendiamoci, ragazzi, tra i dirupi. Fighissimo sto posto però con tutti. Ecco, lì c'è un nido. Ecco, what? Prendiamo la prima foglia. Sì, lì sono. Oddio, attento l'aquila. Via. Devi fare un saltone qui, grande. Qua c'è una piuma. Vai, grande. Vai, c'è l'altra, grande. Stavamo cadendo. Però lui è stato più astuto di noi. Un'altra, dai che sei la penultima. Porca troia, aquile di merda. Fai veloce. È lì l'ultima, è lì sul tronco, l'hai vista, guardala. Ranna male. Non scivolare perché sennò ti tiro un pugno. Ottimo. Vai, ragazzi. Adesso tuffati in acqua. Veloce, tuffati. Spero di prenderla. Spero di non prenderla, però la proccia. La roccia, vai, grande. Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Picco di oro scompletato. Grande. Abbiamo preso le piume e adesso andiamo alla prossima. Ah, ragazzi, abbiamo fatto questa missione delle piume. E infatti al villaggio c'è il Vecchio che appunto ci aspetta a parlare. Però noi adesso andiamo avanti con queste missioni. Piano piano, ragazzi, le facciamo tutte perché sono veramente fighe. Andiamo a fare quella della Mentina Saia, giusto? Figa, guarda che bella distesa, dai. Tigre, vai, tigre. Guarda che bella. Ma guarda che figata, che bella distesa che percorrere. Ah, ok, sì, bellissimo. Che figata, finalmente ho sta roba. Sì, è bellissimo, ragazzi, cavalcare la tigre. Poi aspetta, sono bellissimi sti posti. Aspetta che tu sei la capa, quindi. Allora, ragazzi, abbiamo iniziato la missione. Esatto. Dobbiamo trovare il cacciatore Wenja. E anche dobbiamo trovare un nome per la nostra tigre. E esatto. Adesso andiamo dove ci fa freddo, ragazzi, quindi. Allora, ragazzi, la nostra bellissima tigre la chiamiamo Diego. Esatto. Perché si chiama così quella dell'era glaciale. Chi c'è qui? Chi c'è? Ah, cosa vuole? Cura me, curati, vieni fuori. Certo, amico. Allora, parla. Ah, dai le piante, bisogna trovare delle piante. Grazie, fratello, vedi, ce l'avevo già. Ah, ragazzi, no, abbiamo scoperto che le piante le avevamo già. Le piante le avevamo già, però il problema era appunto di far fuori tutte le belve che ci sono venute addosso a noi come non so che cosa, ma il nostro caro Diego ci ha protetti. Ottimo, ragazzi, abbiamo conquistato, prima di andare a fare l'altra missione, una pira. Allora, ragazzi, per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto una missione in più, ragazzi, che comunque era una cavolata. L'abbiamo fatta in 2 secondi. Era praticamente comunque aiutare dei mammut, perché gli Udam comunque uccidevano i mammut. L'abbiamo esatto. Fatta velocemente e via, ragazzi, insomma, così per... Adesso, ricapitolando, abbiamo fatto queste prime missioni. Poi nel prossimo episodio andremo a fare comunque la missione della ragazza, sì, che sarebbe Jaima la cacciatrice, segui le lucciole e caccia l'alce. E poi dovremo andare a parlare con il nostro rincoglionito Woga l'artefice. E poi dovremo andare a parlare anche con quel signore là, ah, sì, cioè con Karush, che era quello appunto che abbiamo aiutato in mamma. Ah, e anche con Tensei. E anche con la Madonna. E Tensei. Quindi ragazzi abbiamo questo ben di Dio, possiamo... Abbiamo un bel po' di missioni da fare e la storia si fa sempre più interessante. Esatto. Ed è sempre più bella perché, ragazzi, si aiutano comunque le tribù, si aiutano gli animali, eccetera. Esatto. Quindi adesso noi stiamo andando avanti, ci stiamo sempre di più rafforzando la nostra tribù e per arrivare sicuramente, ragazzi, a uno dei, cioè penso che per arrivare appunto ai cattivi o al cattivo qualcuno di comunque veramente potente gli faremo il culo.
Io mi immagino questo, ma sarebbe anche bello perché così facciamo veramente il culo, esatto, alle altre tribù. Quindi stiamo sempre di più aumentando anche i membri della tribù. Ecco, quindi esattamente. Si fa tutto sempre vedere. Più interessante, ragazzi, con le tribù e tutto si fa sempre più. La storia ci piace davvero molto. Il gioco è il dio dei giochi. E quindi, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Carezzando il nostro Diego, vi salutiamo. Ciao ciao. Ciao ciao.